Ciao fans, nella prima parte di questo viaggio siamo partiti da Vema e, dopo aver percorso tutta la Valtellina, siamo arrivati al Passo dello Stelvio, dove la mia moto ha deciso di iniziare ad andare clamorosamente a colpi. Una volta arrivati in cima allo Stelvio, siamo riscesi in direzione Umbrail Pass e, una volta fatto il passo, siamo scesi in Svizzera. Dopo aver attraversato un pezzo di Svizzera, siamo rientrati in Italia, in prossimità del lago di Resia. E proprio qui, al lago di Resia, dopo aver fatto volare il drone, che ci eravamo salutati. Vi lasciamo quindi ora con la seconda parte di questo viaggio. Buona visione! Sì, dai, mi sento fiduciosa che ce la faccio. Grande! Il drone l'abbiamo fatto volare sopra il lago di Resia, adesso andiamo in direzione Passo di Resia. Qua sciano d'inverno? Ah sì. Ah, è qua la dogana dell'Austria? 100 metri c'è la dogana. Sai che è la prima volta che entro in Austria nella mia vita? Ma dov'è? Era quella là a sinistra, la dogana. Io ci ero passata però, eh. Ah no, mi sa che allora è l'uscita. Non lo so, amore, boh. Oggi tre stati, eh. La prossima volta andiamo anche lì, Liechtenstein. Bisogna fare Maloja, Uglier, e poi andare dritti un pezzettino e arrivi. Comunque non so, mi dà un'idea di tutto, di essere molto curato, tutta l'erba bassa, anche dentro i campi. Cioè, da noi veramente c'è la giungla, l'erba è alta ovunque. Comunque è vicino. Comunque qua. Quindi stiamo già uscendo dall'Austria, dall'Austria. Sì. Ma qua devo girare? Sì, qua. Amore, c'è un problema. Oh. Questo è un problema. In Austria si può usare internet. Amore, ma fai qualcosa o stai lì fermo ad aspettare che faccio qualcosa io? E cosa devo fare? Non lo so, magari vieni qua a guardare insieme a me, ad esempio. Così te la butto lì. L'unica strada è questa. A meno che è chiuso questo pezzettino qua, andiamo avanti e riusciamo a ricollegarci qua avanti la strada. Ma se metti San Moritz, cosa ti esce? Mi faceva passare di qua. Oh, tentiamo. Se è chiusa, torniamo indietro. Ma dove? È qua. Ma è vietato. Lo chiediamo al tipo in bici. Magari non parla neanche italiano. Parlerà inglese. In English? Yes. Ok, do you know why it's closed? Yeah, it's a bicycle way. Ah, ok. Do you need to... Yeah, because we have to go to St. Moritz. There is another road. And here is another bus, which brings you towards the other route to Moritz. Ah, ok. Thanks. C'è un'altra strada. Sì, che è quella che si vede dal navigatore poi. Ha detto che se non vogliamo, cioè ha detto, se non volete perdere tempo qua, che non si sa quando apre, andate avanti che c'è un'altra strada che porta a St. Moritz. Bene, bene, ma non benissimo. Ma quello era un autovelox comunque. Ah. Quindi è come in Svizzera, che in paese bisogna andare piano. Bene fans, ci siamo persi. Sì, io sto andando letteralmente a caso, eh. Vabbè, strade nuove per entrambi. La strada che dovevamo fare per arrivare in Svizzera era chiusa per una cosa di bici. Bene, ma non benissimo. Non farmi dire niente. Wow, guarda che fico. Tutto bellissimo, la vallata qua. Ma la domanda vera è, ma dov'è la strada che va a St. Moritz? Non lo so, magari stiamo circumnavigando la montagna. Mi raccomando, occhi aperti per vedere i cartelli, Ok. Ah, guarda qua, St. Moritz. Sei qui, amore, Dogana anche qua. No, ma comunque guarda la strada in alto, che ficata. Sono un po' un canyon questa parte. Beh, c'è le rapide in effetti. Beh, qua incomincia a stare un po' meglio, senza la caldazza. È perché all'ombra. No, è strafico qua comunque. Bellissimo. Ma che roba. Enduro, attenzione. Che fico. Attenzione, France.
Oh, ci sono 37 gradi comunque. 37? 37 segnava. Ma sai che infatti Nicolò me lo diceva che a Vienna si moriva di caldo. Ah, guarda, siamo arrivati alla Martina, è la dogana che ho fatto anch'io. Probabilmente però un'altra, perché... Martina, è sempre Martina. No, ok, magari ne ha due questo paese di entrata della dogana, no? Magari, perché io ero arrivata, mi sa, di lì, Ah, vedi? Sì. Questo dice la forse in bici. Aspetta che me la tiro in faccia. Vedi, di lì ero arrivata io. Ah sì? Vedi, infatti è chiusa. Sì, beh, quel passo lì era più suggestivo, più in mezzo a tutti i pini, tutto più stretto. Però lì c'era il canyon. Lì c'era il canyon, vero? Beh, quindi adesso in teoria è tutta statalona drittona, fino a St. Moritz. Ma facciamo l'albula, no? Sì, fino a poco prima di St. Moritz che c'è l'albula. Bene fans, eravamo lanciatissimi sulla strada per andare a fare l'Albula Pass e poi abbiamo visto che qua c'è il Fluela Pass, che onestamente non avevo mai sentito, però vediamo com'è sto Fluela, o no? Beh, sembra carino, largo, due corsie, curvoni. Va su parecchio, Meno male, non lo fa fresco. Qua è vagamente più fresco, infatti. Cosa ne pensi, patata? Ah, bello, mi piace, perché? Dai, vai un po' davanti tu che ti riprendo. Bellissimo, hai visto giù qua? Sì, è vero. Ma guarda il fiume lì sotto, che figo. Mm-hmm, bello. Dai, facciamo cannone questa. Sto arrivando. Ecco, ho paura che la moto mi abbandoni. Quindi la sto trattando con dolcezza. Oh, ma è alto sto passo, È bellissimo! C'è tutta la neve! Mica fa freddo qua, tra l'altro. Bellissimo! C'è anche un lago ghiacciato. Ah, cavolo, sì. Oh, senti come si sta bene. Che bello. Ha due laghi ghiacciati. Che ficata! Dove mi metto? E amore, di fianco la macchina bianca. O girati e mettiti di fianco le moto. Quindi tra un po' non entra più nessuno qua. Che bello. Vedi, a volte le cose fatte a caso. Vai, quando vuoi. Bene fans, ripartiamo dal Fluela Pass alle 6 di sera dopo aver fatto una bella dronata. Come avrete visto dalle stories, volevo vedere se il ghiaccio del lago reggeva. Ci ho messo il piede sopra e beh, non reggeva, quindi ho la calza del sinistro e lo stivale tutti bagnati. Che pirla. Però sai che sento più freddo a destra che a sinistra? Ma va? Cioè, sì, è boh, strano. È perché sta già andando il piede in ibernazione, capito? Ah, ok. Attenzione, tornante da ginocchio! Anche qua era strabello da dronarlo. Oh, le pecorelle! Vai, non temere, accelera! Passala! Però è un ghiacciaio qua. Sì, che scende giù nella gola. Nella gola profonda. Incrocia le traiettorie, attenzione! Credibile! Prepara l'attacco. Ecco, minivan con le bici, classico, classica cosa che va a 30 all'ora. Guarda che cuore d'oro! E si riapre la bagarre! Attenzione! Quasi finito, attenzione, c'è il ponticello di prima! Avendo gli stessi cavalli è difficile passare sul dritto. Devo giocarmela bene in curva. Ah no, qua c'è il semaforo. Sì, infatti sono di qua, fermi. Perché ci hanno fatto il segno del pollice in su? Siamo stati bravi, amore? Sì, però guarda che macchie. Si riapre la bagarre, ci sono anche gli svizzeri adesso. Attenzione, gli svizzeri, salsiccia, crauti e resti. I resti lo mettono dappertutto loro.
anche a colazione. È che siamo quasi giù in valle, però. Beh, anche la discesa del Fluera l'abbiamo finita. Prossimo, Albula, lo facciamo? Yes. Sei carica? Carichissima. Sei convinta? Convintissima. Vai. Dicono gli svizzeri vanno piano e tutto, su le strade, però i motociclisti no. Secondo me, cioè, devi sapere dove devi andare piano e dove puoi andare. Cioè, secondo me sta tutto nel non fare c***o dove, cioè, in paese. Basta che non fai c***o in paese, poi, cioè, possono sempre, può sempre capitarti che sono appostati sul passo, Perché vedi, tuo zio ha detto che erano sullo Julier 2 settimane fa. Beh, dai, ci manca l'Albula, poi Maloja e poi tutta la Valassina. Bello. Oh, oggi è stato un giro d'eroi, Mi ha fatto solo cagare addosso sullo Stelvio, ma a parte quello. E la coglia è disprovvista, attenzione! Comunque pensavo fosse tutta dritta la strada da quando entri dall'Austria fino a St. Moritz, invece no. Cioè, comunque è bella. Sì, no, nel senso, ci sono un po' di curve, però non è proprio... Cioè, sì, ma è un po' tutta così. Non è il pezzo da Morbegno a Vormio, Cioè, almeno qua è qualcosa... Cioè, poi, vabbè, anche il paesaggio è un po' meglio. Comunque mi piace un sacco la Svizzera. Belle strade. No, ma mi piace proprio anche il paesaggio. Sì, anche a me. Io avrei voluto, cioè nel senso che quando ero venuta a lavorare a St. Moritz mi era piaciuto un sacco, avrei voluto trasferirmi subito a vivere. Però, boh, cioè in Italia alla fine si mangia bene, poi mangi il rustico. E diciamo che in Italia in linea di massima si sta bene perché puoi fare un po' quello che cazzo ti pare. Oh cazzo. Enduro? Devi urlare enduro anche tu, scusami, è così, è la legge universale. Enduro! Eccola qua! Figa, c'è un sacco di vento. Sì, mi sembra anche a me, infatti, che c'è un botto di vento. Ah, qua, Albula Pass. Vai, siamo arrivati anche all'Albula Pass! Ah, di qua, Albula. Ma qua? Sì, qua, qua. Ah. Dove vai? Sbagliato, amore. Ciao fans, siamo qua sul Fluela Pass in Svizzera. Ciao fans! E non c'è uno, ma ci sono ben 2 laghi ghiacciati. E però devo interrompere la registrazione perché non si può girare la fotocamera mentre fanno il video. E ho appena deciso di vedere se il ghiaccio del lago reggeva o no. Certo, dillo tu. Ho tutto il piede pieno di acqua adesso. Il ghiaccio non reggeva. Vabbè, ho il piede fresco. Vabbè, ma tanto 5 minuti che siamo giù nella valle, che sono 50 gradi, si asciugano. E comunque è molto bello qua. Vedrete poi il video con le dronate e tutto quanto.